Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal e Comics. benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi presentiamo un nuovo prodotto e siamo veramente felicissimi di portare sul canale un qualcosa di innovativo, di nuovo mai visto da Panini, le gommaglie ragazzi. Sono delle gomme da cancellare con le magliette delle 20 squadre di Serie A. Un'idea secondo me stupenda, molto molto interessante. Trovate una bustina anche in omaggio, quindi del valore di 70 centesimi, e il pacchetto intero costa 1,90 euro, quindi fate voi il calcolo di quanto costi la gommaglia. La gommaglia dovrebbe costare 1,20 euro se so Sì, fare i 1,20 euro calcoli. la Me lo conferma gommaglia. Alessia, allora va tutto bene. Abbiamo preso per ora 6 buste, però ne avremo 3 in questo video e 3 nel prossimo, perché comunque c'è una bustina anche omaggio. Ne apriremo un'altra, quindi ognuno di noi aprirà 2 pacchetti a testa, il secondo lo prendiamo dal nostro box. Direi che siamo veramente gasati per questa nuova, possiamo dirla, sì, collezione. Sì, dai. Eh sì, è una collezione. L'obiettivo ovviamente ora per noi è completare, avere tutte e 20 le gommaglie. Magari al Panini Tour scambieremo pure queste. Se voi le collezionate, Eh sì, ragazzi, perché no? portatele al Panini Tour. O magari a qualche raduno che faremo, chissà, piccoli spoiler. Qualcosina già avrete saputo. Comunque, il pacchetto si presenta così, ve lo facciamo comunque vedere nel dettaglio, perché questo prodotto penso vi possa interessare, quindi è bene che lo conosciate appunto nel dettaglio. Queste le 20 magliette, comunque secondo me sono davvero belle. Sulle Sì, l'idea mi dimensioni, piace un sacco. non lo so, lo devo scoprire subito. Comunque il pacchetto rispetto a una bustina qualsiasi di calciatori panini, direi che è grande il doppio praticamente. Sì, però penso che siano comunque piccoline, almeno dal tatto da. Beh, certo, una gomma da cancellare non può essere grande Allora, 2 km, vabbè, quindi. sì, è ovvio. Manita, mi devi fare lo scuotimento con maglia. Vai, vai. Fammi lo Facciamo lo scuotimento. scuotimento gommoso, ragazzi. Lo scuotimento gommoso, vai. Diamo alla manita l'onore di aprire il primo pacchetto di gommaglie. Dai, queste sono facilissime da aprire. Sì, infatti. Ok, allora. Innanzitutto Oh, c'è un pacchetto un po' pacchetto. Vabbè, per distrutto. stare qua dentro le hanno dovute un pochino piegare, ma ci Questo è accontentiamo. pacchetto versione normale, quindi Eh dovreste sì, avere. comunque noi lo stiamo pagando a prezzo Sì, pieno, cioè infatti. 70 centesimi. Dovreste avere, anzi, ci sarà sicuramente anche il calcio Aspetta, prima di regalo. vedere la maglietta, apriamo prima il È vero, pacchetto. è vero. E così lasciamo un po' di hype, E un po' di hype. Mettete pausa, scrivete secondo voi di chi è, appunto, di quale squadra è questa maglietta, la prima maglietta di Paranormal Comics di questa collezione. E nel frattempo Udinese. Udinese, vabbè, le figurine sono quelle classiche. Felipe Vizeu, Jonathan Biabiani, velocista assoluto in FIFA. Nicolas Opoku. Ecco, Calcio vedete, i regali. calcio regali ci sono, Molto bene, ragazzi. ragazzi, quindi un motivo in più per appunto comprare le gommaglie. Assolutamente. Poi abbiamo 3 giocatori del Venezia e Bella! bella, Ci bella, manca, bella, Marco ragazzi! Giampaolo. Ottimo! Grande, Portano bel fortuna allenatore. queste gommaglie, mi piacciono, mi Molto bene. piacciono. Beh, Ebbè, vediamo qual è non la ci devo gommaglia. spoilerare. Oh, la prima Oh! gommaglia Ah, è piccolina. Atalanta, Bam! ragazzi, Atalanta! la prima Oh, in dell'ordine ordine! alfabetico. Incredibile. Molto, molto caruccia, la vogliamo aprire da qua Beh, dentro, che sì. dite? La partita è riuscita ad aprire questo mini pacchettino, direi proprio di Sì, sì. ed eccola qua. È gommosa, anzi, È no, è più lucida? È rigida. strana. È rigida, è strana, ragazzi. Vabbè, Oddio, io sinceramente me le aspettavo diverse. è più morbida Me sicuramente, però è l'aspettavo. No, non me figa, è l'aspettavo bellissima. lucida. Ok, davanti è lucida, secondo me dà un effetto visivo un po' Ma più carino immaginatevi a perché. scuola mentre ve la mettete sul banco così appoggiata per, cioè, per stare così, fate proprio fighe, cioè bellissima, ragazzi. Molto molto bello. Qui il logo Panini, appunto, che vedete, questo anche un po' lucido, ma diciamo colpisce la lucentezza della maglietta. È molto 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 bella. bello. Magari quando troveremo la doppia le proveremo come gomme. Sì. Per ora non le proviamo perché ci dispiace. Però prossimamente le proveremo anche come gomme e vedremo un po'. Anche se è un peccato usarle come gommè, sono molto carine. Vabbè, Simo, vuoi andare con il pacchetto? Secondo pacchetto tuo, ma. Giusto. Sì, dai, diciamo che lo apriamo ora. Ma lì. Secondo Vai. pacchetto, vi ho detto, ne apriamo due per rendere un po' più succoso questo video. Sono veramente poca roba. Qui metto la gommaglia dell'Atalanta che ci fa compagnia. Restano bene su, quindi anche da esposizione sono molto Sì, fighe. infatti. Allora, abbiamo Suso, molto bene per il Milan. Poi abbiamo Ciccio Caputo, dell'Empoli, Caputo, grandissimo. grandissimo. E poi Roma. Per la Roma abbiamo Buono, Perotti, bene, buono, bene, bene. buono. Vedo sbrilluccicare lì dietro Oh, con uno calcio scudetto. regali. Scudetto della Samp. Molto bene. Molto bene. E poi 3 giocatori dello Spezia. Benissimo. Ci sta, ragazzi. E beh, andiamo con la seconda busta di gommaglie. Vado io, vai tu? Valessia, Vado io. Vai, Alessia. Ok. Torniamo. Chissà quale sarà la gommaglia che troviamo ora. Partiamo dall'Atalanta, vediamo se sarà Bologna. Dai, non penso. Ah, vado ad aprire Vedere questa prima il fortuna. pacchetto. Anche questo è un po' distrutto. Ok. Niente, non so aprire. Ok.
struttura non troppo chirurgica. No, per niente, no, ha ucciso direi il povero pacchetto. Ancora Roma. Colaro. Se non sbaglio c'è Roma anche dietro. Incredibile, sì. De Rossi, cioè, vabbè. Qualcosa mi dice che la compagna Jacopo della Sala Roma potrebbe essere la compagna della Roma a questo punto. Abbiamo poi Maia bella della Fiorentina, molto bellissimo. Bella. E abbiamo poi squadra del Livorno. Ok, andiamoci a vedere. La gommaglia. Chi sarà secondo voi? Gommaglia. Empoli. Infatti era una chiave. Atalanta, no. Pronta Atalanta. Empoli, la seconda gommaglia. Il colore gommaglia è simile. Molto molto bella, anche questa colpisce la lucentezza. Dietro inciso, possiamo dire, sì, inciso comunque il logo calciatori. Questa, ragazzi, devo essere sincero, anche più bella perché è perfettamente centrato, o quasi perfettamente centrato il contorno. Qui è leggermente spostato, ma è una cosa veramente di niente. Questa dà un effetto visivo ancora più bello. Beh, carino. Il fatto che siano così lucenti è bello, è molto molto bello. Vado ad aprire un attimo. Giusto. il secondo pacchetto. Tra l'altro abbiamo trovato Ciccio Caputo dell'Empoli, ci sta, l'ho trovato anche la compagna dell'Empoli che gli farà compagnia. Comunque sono carine. È una bella idea, ragazzi, considerate che appunto costa 1,20€, ora non so quanto costino delle gomme per cancellare, però vi fate una gomma da cancellare, che può essere benissimo anche un gadget molto bello di Panini. Vi aiuta per la collezione perché c'è un pacchetto di figurine, sì, potete vincere i calciaregali, che volete di più? Abbiamo... Personalmente anche una collezione a parte, cioè, penso sì, le faremo infatti come collezione a sì, parte, infatti, le scambieremo. Cioè, cerchiamo di completarla come collezione. Abbiamo Locatelli, poi Jacoponi, D'Alessandro, calcio regali, tre giocatori del Brescia e tre giocatori del Livorno. Bene, dai. Ultimo pacchetto di gommaglie. Andiamo a vedere un po' se ci regala qualche club di quelli là forti. Comunque, già il feeling di aprire qualcosa di diverso. Infatti, è una sensazione quasi dei vecchi gormiti, ragazzi. È vero. Era da un po' che non avevo queste sensazioni. Comunque, pacchettino di calciatori. Andiamo ad aprirci il penultimo pacchetto, perché poi ce ne sarà appunto un altro. Allora, troviamo Pulgar del Bologna, Miranda dell'Inter, dai, Ronaldo, fateci trovare Ronaldo. Farias, lui manca, me lo ricordo, anche perché questo faccione non me lo ricordo per niente. Stadio, bello! Sì! Che tramonto, ragazzi! Wow. Non l'avevo mai visto in nessun video di altri youtuber. Forse non si coglie quanto sia bello il tramonto che hanno beccato in questa fotografia. Ci manca, ragazzi, stupendo, veramente. Molto contento. Speriamo di trovare allora la compagna del Napoli. Eh sì, dai. Andiamo a vedere un po'. Se la sarà chiamata? Vediamo. Questo è retro, ragazzi, creiamo un po' di hype. Anzi, la vado a spacchettare dal retro. Infatti, vado a sbustare, vedi un po'. Proverò a non girarla. Ok, comunque adesso da... Sono facilissime da aprire. Al tatto che ti dice. Al tatto che dice che è lucida. Torino! Bella, raga, molto bella. Sono molto belle, ragazzi, veramente. Sono particolari, un prodotto veramente innovativo. Quindi ora proprio in ordine anche alfabetico, questo più o meno è appunto l'ordine Atalanta, Empoli, Torino. Vabbè, raga, sono bellissime. Vado ad aprirmi l'ultimo pacchetto, ragazzi. Sì, dai. Però bella, porteremo una miniserie, possiamo dire, sì, comunque porteremo tantissime altre aperture di gommaglie perché sono un prodotto interessante. E allora, ultimo pacchetto per me, appunto, Torino. Tra l'altro, confronto maglietta reale e maglietta del calcio regalo. Beh, del calcio regalo, delle gommaglie. Più o meno ci siamo. Sponsor K, Beretto, niente, ragazzi, non è... lucido come qui. Poi i dettagli non possono essere chissà quanto precisi. Però anche sul colore direi che ci siamo a pieno sul colore granata. Sì, direi di sì. Molto molto bello, quindi questo è appunto caduto il Torino, ragazzi. Lukic, poi Milinkovic Savic, Gemaili, poi appunto i calcio regali. Mi sa che chiudiamo con la Serie B, esatto. E invece no, c'è una maglietta. Guarda caso, se quella è il Torino rido. No, Sampdoria. Vabbè, dai, non potrebbe essere l'effetto. Questo è l'effetto, oddio. Sono molto simili. Ok, anche sul confronto dimensionale, ragazzi, questa è una figurina. Lo sapete quanto misura più o meno, questa è una compagna. È piccolina, però direi che c'è della qualità in questo prodotto. Secondo me se le metti in fila, da tenere sopra al banco, oppure tutte da tenere sulla scrivania, sono belle. Tutte esposte, secondo me. Dobbiamo trovare una zona del nostro piccolo studio. Troveremo un posto e le metteremo e faremo un video anche di questo. Diciamo, ve le esporremo, vi aggiorneremo su Instagram. Ma la lucentezza poi mi ha sorpreso, perché è strano, pensavo una cosa diversa, sinceramente. Ragazzi, io me le aspettavo opache, sinceramente. Non so, quelle gomme sbriciolose, magari. Sì, esatto. Anche perché effettivamente dalla busta non si coglie, no, che siano così lucide. No,
Sembrano normalissimamente opache. E io me le aspettavo non Io in le vedevo rilievo, proprio me le aspettavo piatte, opache, le classiche gomme, quelle che escono con le merendine, belle. non so. Invece no, bel prodotto, veramente. Complimenti ancora a Pallina, ragazzi. Il video può finire qua. Se vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!